ragazzi, io sono Sara e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi un unboxing ed è l'unboxing dell'Illumicrate versione speciale di Dark Dawn, quindi è la Illumicrate Edition box. Come potete vedere, infatti la box è nera a differenza delle solite che sono gialle. Mi è arrivata un po' ammaccata, devo dire, come potete vedere qui è tutta sfatta, quindi io spero che dentro in realtà le cose non si siano rovinate. Ma apriamola subito perché non sto più nella pelle. Ora, come si apre questa scatola? La apriamo con tipo le forbici da stracucito. Non voglio rovinare nulla. Ta-dan! Ok, l'ho aperta. La vedrete prima voi. Ta-da-da-da-dan! Oddio, ok. Ok, la prima cosa che vedo penso sia il fogliettino con le cose che ci sono dentro, ed è Dark Dawn, Blood and Blade, The Dark Dawn Edition in collaboration with J. Christoph. Ed eccolo qui. Ormai è troppo tardi per me per fare le challenge, perché ovviamente queste cose sono state spedite nella mia casa qui, che non era a Teramo, dove ero io, quindi non le ho tenute in tempo. La prima cosa che ho visto è stata la moneta esclusiva che l'Illumicrate mette nelle sue box. Ed è questa qui, penso sia magnetica, ed è bellissima, mia, che penso sia un'istruzione di monolime con Mr. Kindly, vi farò il close up. Comunque è bellissima, la adoro e già mi piace tantissimo. Vedo già la cosa più grande che mi tengo per ultima, però ok, questa box me l'era un po' già spoilerata. Comunque un'altra cosa che c'è è questa bath bomb a forma di gatto che dovrebbe profumare all'arancia rossa, sì, Blood Orange Bath Bomb, The No Cat, ed è creata da Geeky Clean Bath & Body, Geeky Clean, quindi vi lascio Instagram loro, ed è molto carina, ho intenzione di utilizzarla per Halloween perché attiravo una vasca e a Halloween volevo fare una 24 hour reading challenge e farò il bagno con questa qui che dovrebbe fare la vasca color sangue, quindi ci sta con Halloween. Il profumo non si sente granché, non lo voglio aprire per non rovinarla, comunque è questa. Anche questa molto molto carina, devo dire. Andando avanti, abbiamo una delle cose che volevo di più, cioè la statuina simil Funko di Mia Corvere. Vabbè raga, posso morire, è bellissima. È veramente bella, con gli schizzi di sangue. Volevo fare anche dei Funko Pop ispirati a Nevernight, tanto comunque sono facili da realizzare i Funko personalizzati, quindi volevo crearne qualcuno, ma questo è bellissimo, bello, quindi stradettagliato, poi la pittura è perfetta e mi piace da morire. Ah, me lo sono dato su un dente, comunque lo adoro! E poi... oh raga, è pesantissimo, molto più pesante di un Funko. Andiamo avanti, abbiamo il set di segnalibri, non ricordo l'artista ma è bravissimo. Abbiamo questo qui che è il segnalibro di Mia e anche sul retro hanno lo stesso artwork. Poi abbiamo quello di Trick, che è Who Cares di Trick, bellissima. Ash, qui Ash è veramente tipo oh, wow, la amo, è proprio una gran figa. Ah, e poi abbiamo Mr. Kindly e Eclipse e sono davvero bellissimi su questi toni del rosso, non lo so, mi piacciono veramente veramente tanto, sono stra belli. Mi sto emozionando raga, perché dopo averlo letto da così tanto tempo finalmente ho qualcosa di nuovo da poter assaporare e del merch nuovo da con cui circondarmi e sono un sacco felice. Andando avanti abbiamo questa scatoletta, terrò anche la scatola perché è bellissima, con scritto Good Night Kiss e poi c'è qui Mr. Kindly, il sole rosso, il sole blu e il sole giallo, e ci sta anche Eclipse mi pare, anche se ora non la vedo, e dovrebbe essere la tazza esclusiva dell'Illumicrate, infatti sì, Exclusive Mug. Questa volta vorrei che mi arrivasse rotta, però è tutto stra ben impacchettato con il bubble wrap e raga, vabbè. Questa è la ship suprema, c'è Ash, c'è Mia e c'è Mr. Kindly ed è sul giallo, è veramente bellissimo, ma io che me lo sto dire a fare.
Poi le tazze sono una delle mie ossessioni, quindi averla è un sogno e non vedo l'ora di creare un angolino dove mettere anche lei sulla libreria. Vabbè, io non ce la posso fare. Andando avanti... No, vabbè. Raga, vabbè, andando avanti abbiamo delle spille. Le spille ultimamente sono la mia ultima ossessione e queste sono bellissime, straoriginali. Abbiamo infatti quella di Naya con scritto Lady of Last Murder e quella con un libro tipo di Darkin. E sono veramente bellissime in collaborazione con Fable and Black. Wow, sia quella di... Sono tutte e due bellissime, non ne ho una preferita, sono bellissime. Dio, quanto sono belle! Oh, sono strafelice di aver ricevuto queste. Oh, oh! Ah. Andando avanti, abbiamo poi quest'altra che è una cosa secondo me stra carina e che userò un sacco come prop per le foto. Ed è un pezzettino di compensato con sopra la mappa di Ipea, con tutti i colori giallini, marroncini della mappa a colori, e sul retro c'è il simbolo con i tre occhi di A. Ed è bellissima, mi piace da morire, lo so che probabilmente a tanti non interesserebbe una cosa del genere, ma per me è un pezzo bellissimo da esporre e mi piace il fatto che sia di legno perché, non lo so, lo rende un po' più vintage, un po' più fantasy e quindi... Ah, adoro! Poi abbiamo questa artwork che rappresenta Trick e Mia disegnati da Nanfe, ispirati a una foto di Pierraforte e Jordi della... serie tv, insomma, web series che crea Pierraforte, ed è bellissima anche questa. Andando avanti abbiamo anche questo artwork che, raga, è spaziale, non vedo l'ora di incorniciarmi in camera perché ha i pezzi in foil, rappresenta sempre la nostra assassina preferita, ma la maschera e dietro le strisce e il cerchio hanno il foil. Ah, io muoio per cose così, queste sono le mie cose preferite di sempre e io, oddio, mia camera diventerà tipo la parete delle mie di J. Christophe, perché già sono sulla buona strada e adesso ho tutte queste nuove artwork da appendere e le adoro. Questo non l'avevo visto. No, vabbè. No. È la collana con il simbolo della casata Corvere. Vabbè, quando tutto è sangue, sangue è tutto. Corvere, con il corvo e le spalle. Raga, è bellissimo. Oh mio Dio. Mi sto emozionando. Ma poi è pesante, è fatto veramente, veramente bene. Madonna, vale tutti i soldi che ho speso sta box. E poi c'è una cosa gigante che, come potete vedere, è messa sotto vuoto. Poi ve la farò vedere meglio. Questa me la sono spoilerata e... Sì, raga, è una coperta. No, ma è pelosa. Non pensavo, ma è una di quelle... Io pensavo fosse una coperta tipo plaid. E invece è tipo... Sì, è plaid, però è pelosina. Ed è, vabbè, bellissima. Ora io spero che si veda qualcosa, qui ci dovrebbe essere un sole, qui Vips, poi va avanti e comunque c'è anche Mr. Kindly ed è, oh, bellissima. Cos'è il mio sogno? Io, loro sapevano che io stavo rifacendo la stanza e che avevo bisogno di alcuni ultimi tocchi per ultimarla, tra cui un plaid che non fosse basic, e questo è bellissimo, ok? Qui nel mio attarino di cose, andiamo avanti perché non è finito, qui c'è anche la novella 3 che io ancora non ho letto, che era con il preordine di Dalton. Ah! Dove dovrei difendermici sopra, e boh, è straprezioso il fatto che ho questa novella, dovrei averne anche un'altra in un altro di questi pacchi, dovrebbe essercene un'altra perché ho ordinato un paio di box, però... No worse, questa ancora non l'ho letta, quindi non vi so dire che cosa c'è scritto nella storia, so solo che ci dovrebbe essere un treason. Andando avanti abbiamo poi Nevernight Short Form Series Extra. E qui dietro c'è la foto di Jordi e Piera. Oh, e ci sono tutte immagini e cose sulla serie di Nevernight, parti del
dello script. Oh mio Dio, che figata! Questa è una cosa stra figa. Oh mio Dio! Qui c'è la foto di uno smoochie. Vabbè, metto a piangere io adoro tutto ciò. E poi abbiamo la cosa finale, cioè il libro, che è in questa book sleeve dell'Illumicrate. Che? No vabbè! È dentro un'altra book sleeve. Oh mio Dio! Voi non l'avete ancora visto, c'è scritto "However it ends, at least you had a story to tell". Con cui mi sembra un po' Emily the Strange, visto che Andrea ed Eclipse e il sangue e questi Grigori. Ma dietro c'è questa immagine bellissima con Mia Ascentric, non mi ricordo di chi è l'artwork, ma è bellissima ed è tipo in pelle, è bella da morire, bella. Quindi sì, competizione per quanto riguarda le book sleeve, però è veramente strafiga. E poi io non le faccio quelle così grandi per i libri giganti, quindi dovrò probabilmente iniziare a farle. E poi abbiamo, lo voglio estrarre piano, la limited edition di Dark Dawn della Illumicrate, che è simile a Dark Dawn italiano perché ha le pagine semplicemente gialle. Oh mio Dio! C'è un foglietto. Oh, che carino che hanno usato lo stesso tipo di stampa del dentro. C'è scritto: "Hello Illumicraters, welcome to Dark Dawn. I apologize in advance, but please understand I did it all out of love, and you can say I didn't warn you. Thanks for the support and all the love you've shown the series and my stubby bitch daughter. I hope you agree she got the ending she deserved. Jay." Vado a piangere. Questo è autografato dall'autore, come potete vedere. E è bellissimo perché di solito le in-pages sono semplicemente con questo stampa stellata, ma qui c'è il gatto, molto molto belle. Sotto ovviamente è il gatto, normale. Bello. E ok, dentro è la solita edizione di Dark Dawn. Raga, io qua circondata di roba, non so neanche che dire, questa box è stata formidabile. Non mi è costata tantissimo, mi è costata una settantina di euro, ma considerando che c'è la sleeve da sola ne vale tipo 20, il funk un'altra 15, le spille un'altra 10, il libro, la tazza, secondo me li vale, e anzi costa anche poco per quello che c'è, e tanto a me è costato di spedizioni, quindi sono strafelice. È una box da paura. Le cose che mi ero spoilerate erano tipo la coperta, che avevo visto un po' in giro. Sono un po' sotto shock. Voi magari mi vedete e dite: "Sara, ci aspettavamo un po' più di pazzia da te. Col fatto che ho dormito tipo 5 ore e sono un po' sotto shock, sembra che io sia normale. Dentro di me sto piangendo. Non vedo l'ora di usare questa tazza, che sarà è la mia nuova tazza preferita. E io ho tante tazze che adoro, quindi per me è una grande cosa. Ora rimpacchetto tutto, perché me lo devo portare a Teramo, e quindi non voglio che si rovini, e niente. Questo è tutto per questo video unboxing, io spero che vi sia piaciuto. Giù nell'info box vi lascio il link della pagina di Instagram di Illumicrate e il loro sito web, se vi va di appunto andare a acquistare alcune delle loro box. Il video non è affiliato con loro, io ho pagato la box con i miei soldi, non mi hanno inviato nulla gratuitamente, non guadagno niente se andate sul sito, soltanto per facilitarvi tutto quanto. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!